Perché dovrei fidarmi? I guardiani l'hanno fatto. Si sono fidati anche di Sinestro. Avvio. E hanno sbagliato, caro Lanterna Verde. Io, dopo aver posto fine a delle minacce che stavano attanagliando Gotham City, io, protettore di Gotham City, adesso devo andare alla ricerca del mio futuro. Cosa mi riserverà il mio futuro? Quali saranno le nuove minacce che andranno a contrapporsi a me? Ma soprattutto, che cosa devo fare io? Perché adesso che non lo so, ci doveva essere questo fantomatico coso della corte dei gufi che attanagliava Gotham. Neanche io mi sto divertendo. Ma non si sono più fatti sentire, quindi non saprei proprio cosa debba succedere. Ma purtroppo non posso farti volare da nessuna parte. A meno che non ti faccia volare col mio Bat-Jet. Jetman, quello che è, Lanterna Verde. Come osi contrapporti a me? Il volo è sopravvalutato. E soprattutto il prezzo del biglietto è gratuito. Vittoria di Batman. Lanterna Verde è stato facilmente messo a terra. Adesso andremo contro un nuovo pericolo. Tornerai ad Arkham, spaventapasseri. Così potrò evadere di nuovo. Così verrai curato. Avvio. Dai, spaventapasseri, e su. E che sarà mai sto cacchio di Arkham? Perché ti trovi sempre male in quel posto lì? È un posto fatto proprio per te, caro mio spaventapasseri. Altrimenti, se vuoi, ti faccio andare a fare un bel giro turistico qua dal Kandak. Però da questa parte, se molto gentilmente mi si sposta di qua, possiamo fare le cose come si dovrebbero fare, giusto e giustente, e andare a fare il giro strategico di sto cacchio di Kandak. O mi mandi te a fare il giro? No, vai te, spostati, maledetto, cadi dall'altra parte. Però ecco, perfetto, e va là. No, sei parato. Si è parato di nuovo! Maledetto! Il tuo terrore finisce qui. Capisco che magari vuoi battere il record mondiale di evadimento nella sezione del manicomio di Arkham! Adesso tu evaderai da questa cripta! E cadrai proprio all'inizio di tutta questa cittadina del mausoleo! Non puoi salvare Gotham! Gotham risorgerà. Anche se in questo frangente abbiamo perso di pochino. Per fortuna, così almeno è andata su anche pochissima vita. Mamma mia quanto sono feroce io con questi attacchi. Il cavaliere oscuro mascherato ti rispedisce nella cripta. Aia. Dicevo, ti rispedisce nella... e si para! Nella cacchio di cripta. Maledetto, vieni qua. No, vieni qua, mo adesso. Ti sarebbe piaciuto farmi quell'attacco. Nulla puoi contro il cavaliere oscuro, protettore di Gotham. Vittoria di Batman. Protetta un'altra volta. E adesso fila un'altra volta nell'asilo, un'altra volta di Arkham. E non guai a te se scappi di nuovo. Perché dovrei fidarmi? Sono Raiden, signore del vero e della luce. Dimostramelo. Avvio. Negli ultimi multiversi invece io ho sentito che tu sei un tipo molto oscuro. Non c'è da fidarsi di te. Quindi io adesso farò di tutto per sconfiggerti. E intanto che siamo anche qua vicini al cavolo di manicomio di Arkham, se vuoi anche te, c'è una suite molto speciale. Non so se ci sia dentro anche il cesso o se sia una super suite super lusso. Sta di fatto che tu verrai sconfitto non in meno di 70 secondi. Forse un qualcosina in più, ecco, però intanto che ci siamo, ti pestiamo di botte. Aia. Maledetto, i salti abnormi. Ripeto
Ripensa alla tua strategia. Infatti, ripensa alla tua strategia, Raiden. Stai facendo acqua da tutte le parti. Aia. Oh, però. Però basta, mo, eh. Per cortesia. Non si permetta di fare queste cose, dio del tuono dei fulmini. Ecco, soprattutto fare questa qua che non mi è piaciuta neanche un po'. Questa parata se la poteva risparmiare tranquillamente. Devi dimostrare la tua forza. Perché mi sono trattenuto. Eh sì, mi sono anche trattenuto molto. Porca la miseria pestata. Becca sti colpi col rampino. Io sono molto forte con questi attacchi. Come ti avevo detto, caro Raiden, se vuoi. La tua scelta non è stata saggia. Qua in questa zona ristrutturata dal manicomio di Arkham c'è una suite giusta giusta per te. Se vuoi ti mando e te la faccio vedere, così almeno. O non vuole il tizio, mi sa tanto che il tizio non, no, qua non vuole vedere la sua suite. Vuole essere subito sconfitto. Vittoria di Batman. Raiden, mi sa tanto che questo regno non fa per te. Torna da dove sei venuto. Chi si cela sotto la maschera? Non riesci a distinguerci? Altro che detective. Vedremo. Avvio. Oh, mi stai dando dell'imbranato, ti? Non ti permettere, eh? Che non è perché io non mi ricordo come si faccia a pararsi che io debba essere rivolto da te con questi epiteti con mancanza di rispetto in una maniera obbrobriosa, eh? Perché io sono qui per sconfiggerti in maniera leale, dato che anche tu sei una persona molto leale. No, campo gravitazionale di sta fava. Perché l'hai lanciato per terra? Potresti recare danno a qualcuno. Ho detto che sti batarang non è che facciano proprio tutto sto danno, però. Oh. Sempre meglio di niente. Batarang, biatch. Questi batarang sono molto, molto belli da usare. Che batarang? Il batarampino! Ripensa alla tua strategia. Maledetto Donatello, ripensa tua strategia. Ho visto adesso una cosa, però non so se saperla sfruttare, perché non so il tastino da schiacciare, ma so il tastino per richiamare il mio Batjet volante. Non è mai troppo tardi. Aia. In realtà stiamo pareggiando con i round e se proprio sono in leggero vantaggio io, beccati ste caramelle. Però attenzione che mangiare troppe caramelle del Joker ti porta alla rovina. Aia. No, ancora sto figa del campo gravitazionale. Spostiamoci immediatamente perché io, aio. Non mi servirà inventarmi nulla. Dovrai impegnarti di più. Eh sì, perché fa 2-1 e si sta impegnando di più questo giovincello. Molto, molto di più. Lancio gravitazionale maledetto che non ce l'ho fatta beccarti. Come ti permetti di usare questi accrocchi ingegnosi? Becca questo. Vittoria di Batman. Devi imparare ancora molto, tartaruga ninja, di cui non mi ricordo il nome perché non ho capito chi sei con quella bandana in faccia. Ma complimenti lo stesso per questo scontro. Ti batterò, Brainiac. Tu non sei speciale, Batman. Ma sono pieno di sorprese. Avvio. Ma sì, io non sarei speciale. Beh, cosa credi? Che tu, che puoi fare la magia di scendere da quel trono e calare qua in queste zone, ti credi tanto speciale? Becca questi colpi incredibili, maledetto di un Brainiac. E perché no, vatti a fare anche un giro nell'interspazio. Dicevo, nell'interaio. Dicevo, vatti a fare un giro nell'interspazio! Che cosa ne sai tu di come si conquistano i pianeti? Io porto la speranza! Ti consiglio di arrenderti. E soprattutto li proteggo dalle minacce di posti molto lontani come te! Maledetto di un Brainiac oscuro che lancia sti cacchio di cose che danno un fastidio. Facciamoci un giro col mio jet privato.
Tu ti credi tanto bravo e forte, ma stai facendo soltanto una brutta figura dinanzi a te. Beccati questo maledetto colpo, assassino! No, assassino! Oh, signorino, e becca... No! Maledetto vincitore di un round! Lo so che lo vuoi fare, aia! Così non otterrai nulla. Chi te lo dice che non otterrò nulla, che bot maledetto schifoso? Vuoi per caso farti un altro giro? Presto! Perché il jet privato gli sta finendo la benzina! Ragazzi, spero che questa incredibile battaglia vi sia piaciuta. Noi ci vediamo adesso con il futuro di Batman. E alla prossima con un nuovo video. Con un villano! L'attacco di Brainiac aveva ridotto il mondo in macerie. Migliaia di vittime e sfollati. Quando il presidente Kane mi ha chiesto di coordinare l'emergenza, non ho potuto rifiutare. L'incarico tuttavia mi ha imposto di cedere la guida della Justice League a Barry e Hal. Insieme stanno addestrando giovani eroi per creare la squadra più potente nella storia della Terra. Ma non sono uscito del tutto di scena. Dietro le quinte mi sono preparato al ritorno di Superman. Cal aveva giurato che sarebbe evaso dalla zona fantasma. Sarei stato ingenuo a non credergli.